siamo davanti a te, noi che tante volte ci millantiamo, ci insuperbiamo, crediamo qualcuno qualche cosa, crediamo di fare cose grandi per te, le cose grandi che noi possiamo fare per te e osservare il tuo comandamento di umiliarci davanti a te. Questa è la cosa grande, portentosa, che possiamo fare per te, annullarci, annientarci. O Signore Gesù, fa che comprendiamo la via del Vangelo e possiamo noi tutti parlare il linguaggio dello Spirito, non il linguaggio degli uomini. Gloria, gloria a te. Nella preparazione i giudei, poiché non dovessero rimanere in croce durante il sabato, il corpo dei condannati vennero da Pilato e gli dissero che fossero portati via. Vennero dunque i soldati, spezzarono le gambe al primo, poi all'altro. Ma quando vennero da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma un soldato gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Signore Gesù, anche noi abbiamo visto nella fede questa lanciata al tuo fianco, da cui è scaturita sangue e acqua, l'acqua che ci lava dei nostri peccati e il sangue che ci dà la vita. O Gesù, noi abbiamo ricevuto l'acqua del tuo Spirito e adesso ci prepariamo, dopo la purificazione che lo Spirito ha operato, liberandoci dai peccati, ci prepariamo al mistero del sangue. Sia il tuo sacrificio che nell'Eucaristia continua a perpetuarsi qui sulla terra. Fa che la nostra attenzione sia polarizzata sul sangue tuo prezioso, versato per noi, su questa Eucaristia, sacrificio perenne, gradito al Padre per i peccati degli uomini. Signore, noi vogliamo guardare a te, a colui che abbiamo trafitto, e radunarci attorno a te, cantare a te, unicamente a te, pensando alla trafittura della lancia. Lode e gloria a te, Signore. Grazie, Signore, perché ci hai amato. Noi abbiamo creduto all'amore, fratelli e sorelle, e questo è il messaggio che il Signore ci dà questa sera. Credete al mio amore. Il Signore ci dice: non misurate l'amore che io vi porto, dai beni che materiali, dalla salute, dalla ricchezza, dal benessere. Non misurate il mio amore da questo. Sono beni caduchi. Ma misurate il mio amore dal perdono che vi do dei vostri peccati, dell'associazione che faccio di voi al mio mistero pasquale, della predilezione che io nutro per voi, della compassione che io nutro per voi, del mio corpo e del mio sangue. Io ho fatto cibo e bevande per voi e vi do tante grazie di preghiera, di consolazione interiore, di pazienza. Vi do tante virtù da esercitare. Sono queste le dimostrazioni
nell'amore che gli hai posto. Non misurate come fanno gli uomini, non misurate con le misure degli uomini l'amore che vi porto, ma misurate il mio amore con l'associazione che faccio di voi al mistero della passione e morte, al mistero della vita e attraverso la morte che si arriva alla vita e attraverso la sofferenza che si arriva alla gioia perfetta. Non misurate il mio amore, dice il Signore, dei beni terreni che possono abbondare nelle vostre case, ma misurate il mio amore dalle prove di povertà, dalle prove di ostilità che ricevete dagli uomini e che io vi do la grazia di superare. Misurate il mio amore con altra misura, quella con cui ho misurato il mio amore per voi. E allora, fratelli e sorelle, dobbiamo essere convinti che Dio ci ama. Per questo è detto che il Padre, quando castiga il Figlio, lo ama. È detto ancora che il Padre, che risparmia la verga, odia suo Figlio. Oggi è diverso. È diversa l'opinione degli uomini, ma non è diversa la legge di Dio. Crediamo al Signore e aderiamo alla dottrina che Cristo ci ha dato, che ci ha tramandato, che gli apostoli ci hanno tramandato, alla dottrina di Dio che non puoi mai tramontare. Viviamo vicini al Signore nella pazienza e vedremo la gloria di Dio risplendere su di noi in questa vita e nell'altra. Lode e gloria a te, Signore. Eliminerò da te in quel giorno tutti i superbi millantatori e tu cesserai di inorgoglirti sopra il mio monte santo. Farò restare in mezzo a te un popolo umile e povero. Questo popolo confiderà nel nome del Signore. Egli sarà il resto di Israele. Non commetteranno più iniquità, non profereranno più menzogne, non si troverà più nulla nella loro bocca, né una menzogna, né una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti, perché in quei giorni il Signore verrà in Sion e per questo dimorerà in mezzo a te. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere Sion, non lasciarti cadere le braccia, il Signore tuo Dio è in mezzo a te, Salvatore potente. Grazie Signore, noi vogliamo essere il popolo umile, il popolo che non conta nulla, il popolo povero, il popolo dei poveri, il popolo che tu ami, ma dove ti manifesti, dove manifesti la tua gloria, perché non i grandi di questo mondo tu hai scelto, ma i poveri, gli umili, perché la superbia umana si è umiliata e si è riconosciuta la potenza di Dio. Signore, ti ringraziamo e siamo contenti di essere il popolo umile della terra che canta le tue lodi, senza strumenti meravigliosi, senza arte musicale, ma con le labbra che tu ci hai dato, con i poveri strumenti che tu ci hai dato, vogliamo cantare e lodare te, perché non sono gli strumenti fatti di metallo che ti danno gloria, ma il cuore umile che ti dà gloria. Le labbra pure ti danno gloria, lode e gloria a te, Signore.
y aniquerampianinayo. Y aniyanama yeruano daro. Maruna madre yareni manushu comitifia. Arani crementi maturayo. Yarani nagara na shimanta. Nara cantiro. Miarina yoreni anushu ro. Maranuka na yumeni anino yo. Karinestiriana kirtinano, markanatistinano, malayeran shinto, karatisterutan, shalom. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore. Chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. Signore, Tu ci riporti al tema dell'amore. Noi crediamo al Tuo amore. Guai se non credessimo al Tuo amore. Ti faremmo un'offesa grande, come l'offesa che riceve lo sposo che ama quando la sposa dice tu non mi ami, o quando è viceversa, la sposa ama, ama terrenamente, e lo sposo dice tu non mi ami. Credere all'amore. Tu sei lo sposo che hai sposato l'umanità così com'era, così com'è, e la purifichi con il tuo sangue, con la tua acqua, per rendere pura, santa e immacolata al tuo cospetto. Signore, noi crediamo al tuo amore sacrificale che ti ha fatto salire sulla croce, al tuo amore che ti fa immolare ogni giorno su questo altare. Noi crediamo al tuo amore, tu non hai schifo di noi, tu puro, santo, immacolato, non è schifo di venire nelle nostre mani, di scendere nella nostra bocca, di scendere dentro il nostro corpo, macchiato di peccati, non è schifo di noi, perché tu ci ami, tu ci vuoi salvare, tu non hai paura di estinguerti nelle tue specie dentro di noi e di rivivere soltanto nello spirito. Non hai schifo di noi, perché tu ci ami, tu ti sacrifichi per noi, tu ci abbracci tutti, tu ci vuoi tutti bene, e noi crediamo al tuo amore. Non hai paura del nostro peccato. Quando eri qui sulla terra, ti mescolavi con i peccatori, mangiavi con i peccatori, ricevevi le prostitute, eri con la feccia di questo mondo, perché era venuta a salvare la feccia e a riportarla a Dio, era venuta a ricreare l'uomo dalla sua miseria e dalla sua cenere. Questo è l'amore che tu ci hai portato e che tu ci porti ogni giorno, ed è per questo amore che noi crediamo, e a questo amore che noi crediamo. Lode e gloria a te, Signore. Chiudiamo questa prima parte con una parola che ci è stata data. Perciò, fratelli, state saldi e mantenetevi nelle tradizioni che vi sono state date fin dalla nostra parola, come dalla nostra lettera. Il Signore vi consolerà e sarà con voi. Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza attraverso l'opera santificatrice dello Spirito e la fede nella verità, chiamandovi a questo con il nostro Vangelo per il possesso della gloria del Signore nostro
Gesù Cristo. E allora la grazia di Dio, la consolazione eterna, conforti i vostri cuori e vi confermi in ogni opera e parola di bene. Grazie, Signore, di questa bella parola che tu ci consegni questa sera. Adesso chi vuole continuare a lodare il Signore, lo faccio volentieri. Ma tu puoi guarire chi vuoi. Signore, ti chiediamo questa sera di guarire i nostri malati. Noi non possiamo far nulla per persuaderti a guarire. Chi mai è entrato nel tuo pensiero? Chi mai può dire fa questo? E tu lo fai. Noi possiamo soltanto pregare e lasciare a te la libertà di agire, però se ci facciamo appello al tuo cuore, Signore, abbi pietà di tutti i malati. Su questa sera stai guarendo alcuni, dei piccoli mali, ma che sono questi piccoli mali di cui tu ci stai guarendo? Ci sono ancora mali peggiori, mali gravi, anche in mezzo a questa assemblea. In questo momento di guarire quelli che sono ammalati di tumore, che sono in pericolo di vita, ci sono tanti, Signore, di questo brutto male, risolto. Ti preghiamo questa sera di elargire la grazia, della pazienza e dell'efficacia delle cure, perché ogni guarigione scende da te e tante guarigioni scendono attraverso la medicina, qualche medicina che non usiamo sia inefficace, Signore, ma intervieni tu con la tua grazia, qualche la nostra preghiera, che anch'essa una medicina sale da te e benedetta da te venga a guarire tante e tante persone. Ti ringraziamo, Signore, perché tu stai avviando questa sera stessa un cancro alla mammella verso la guarigione. Ti benediciamo, Signore, perché tu stai guarendo tre artrosi in una persona e stai modificando così un altro dolore artritico in un'altra persona. Ti rendiamo grazie per tutte queste piccole grazie che tu stai dando. Ti preghiamo adesso, Signore, di pacificare i cuori, di far tornare gli esodi. Gli esodi sono quelli che sono usciti dalla casa tua, si sono invischiati nel peccato. Quante persone, Signore, sono mal combinate. Quante persone chiedono di essere guarite e non hanno la vita in ordine, hanno unioni sbagliate, sono lontane dalla tua casa e sacramenti, vengono a chiedere guarigione e per ignoranza che agiscono, Signore. Ma ti preghiamo, Signore, di guarirle prima dell'ignoranza e poi del loro errore e poi del loro peccato. Ascoltaci, Gesù. C'è una famiglia dove c'è guerra, Signore, questa sera stessa porterà la pace. E adesso porteremo Gesù in processione. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Tutti insieme. Santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo amore, benedetto il suo preziosissimo sangue.